Μην αφήσεις με την ίσκιν. Bene, mi hai trovata. Shh. Che ci fai qui? Ho sentito Damalis parlare del suo cliente matto e volevo aiutare. Va bene, ma fa quello che ti dico. Questo non è un gioco. Questo lo so. Non mi lasci mai divertire. Vado a parlare con il cliente di Damalis. Sentiamo cosa ha da dire. Ero qui a spiarlo. E l'ho sentito parlare da solo. È strano. Ma forse ti sarà utile sapere cosa ha detto. Sentiamo. Fammi pensare. Diceva di dover incontrare qualcuno stanotte all'allevamento di maiali di Fea. Potrebbe essere utile. Potrebbe. Ha detto perché... Per ottenere qualcosa. Parlava di un atto di proprietà di un terreno. È già qualcosa. Che altro? Oh, ha detto un nome. Di nomine. Chissà chi è. Buono a sapersi. Grazie, febbe la spia. Niente male, eh? È ora di agire. Ascoltami bene. Infiltrati e perlustra la casa. Nel frattempo io lo distracco. Non farò rumore. Bene, ma se ti scopre, scappa a gambe levate. Scappa. Ci incontreremo più tardi, promesso? Sono pronta. Andiamo. Ti conosco? No, ma io conosco te. Se è Mirone che ti manda, digli che contavo di pagarlo proprio stasera. Non mi manda nessuno. Dobbiamo parlare. So che hai in mente qualcosa. Qualcosa? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Non hai niente su di me. Ripensandoci, non ho tempo per questo. Ora, lasciami solo.
Io non me ne vado. Aspetta! Ladra! Ladri! Fuori di qui! Guardie! Carico! Su! Per gli dei! Non puoi sfuggire! Questo sarà finito! Visto niente. Qui non c'è nulla. Continuiamo. E occhio alle spalle. Nessun problema. Di là uno mi pagherà un sacco di dracche. Non puoi battere un vero guerriero. Eccolo lì. Prima o poi ti stancherà. Ah!
Devo fare molta attenzione in quest'area. Cos'era quel rumore?
Ora Damalis non dovrà più preoccuparsi del suo cliente. Non era quello che ti ha chiesto di fare? Mi sono occupato di lui, no? Beh, almeno sono riuscita a intrufolarmi. Guarda. Che cosa dice la lettera? Sono cattivi. Dicono che gli faranno del male se sbaglia ancora. Proprio come pensavo. E dice altro. Che deve portare Damalis in un luogo qui a Corinto. Ci sono delle indicazioni. Cosa pensi che sia? Non lo so, ma lo scoprirò. E io ti seguo. Stavolta no. Raggiungi Damalis e aspettami lì. Ah, per favore! Hai fatto abbastanza per oggi. Potrebbe essere pericoloso. Verrò da te appena potrò. Non mi conviene farmi scoprire. Deve essere il luogo descritto nella lettera. C'è nessuno? Oh!
traccia. Sta scappando! Lo vedo! Pisteston! Arrivava da un'altra parte. Non ti piacerà! Voglio stare attenti. Troppi soldati. Resta lì. Perseus! Muori! Thank you.
Carica! Smetti di scappare! Non così veloce, mischio! Kindinos Vegas! Τρέχετε! Ti allerta qua attorno. È sangue, molto sangue. Ti lanvani Horan. Craxa!
Diamoci da fare! Attorno l'allerta è massima. Frecce. Io non le riconosco.
Andiamo, proveremo. Sì, signore. Farò in fretta. Non puoi sfuggirmi, Mistios. Per gli dèi! Devo nascondermi, se non voglio combattere. Hai sentito che cosa? Hai giurato che fosse qui. Ripariamoci! Μην αφήσεις με την ίσκη. No!
Meglio nascondersi. Sta scappando! Là! Lo vedo! Ha!
Non saranno felici di trovarmi. Meglio fare silenzio. Ciocca di capelli. Un odore familiare. Catene. Olio. Non può essere quello che penso. Malaca. Che cos'è? Tu, piccola canaglia, dimmi chi ti manda. Che cosa ci fai qui? Volevo... Via, Febe, ora! Non fare un altro passo! Hai coraggio a venire qui? Vuoi qualche frustata? Il mercante sarebbe felice di accontentarti. Marcirebbe nell'oltretomba per questo. Moralista, siamo in Corinzia. Tutto è permesso in questo androne. E il mercante avrà ciò che desidera. Sei malato quanto lui, Febe. Che lo voglia o no, ogni vittima da lui prescelta ottiene il suo trattamento speciale. Gli dirò che ti offri di riceverlo. Ora avrai il mio trattamento speciale, bastardo! Ti faccio a pezzi, cazzo! Nessun prigioniero! All'attacco! Alexios, la tua piccola amica ti ha preceduto. Ce l'hai fatta. E in fretta. Ora conosco tutte le scorciatoie. Scusa, Alexios. Non ti preoccupare. Avevi buone intenzioni. Pensavo di potermi intrufolare come ho già fatto. Sono felice che tu non l'abbia fatto. Specialmente visto quello che ho provato. Che cosa ti è successo? Ho appena lasciato l'androne del sesso del mercante, se riesci a crederci. È lì che saresti finita. No. Proprio così. Il tuo cliente è stato costretto a portarti lì. E abbiamo trovato questi. Ma che significa? Che il mercante ha in pugno il tuo cliente. Ha davvero le mani in pasta dappertutto. Almeno saprò come comportarmi con lui, ora che so cosa vuole. Non serve. Mi sono già occupato di lui.
Ho detto ad Alexios che non doveva. Doveva andare così. Malaka è stato un idiota. Il vero idiota è il mercante. Se ne renderà conto molto presto. Ah! Niente è più spaventato. Mi hai aiutata a capire. Grazie. Thank you.